21 novembre, giornata mondiale dell'albero. Già nell'antica Roma era consuetudine festeggiare i boschi, che erano tutelati, addirittura in qualche caso consacrati al culto delle divinità pagane. La principale festa, detta Lucaria, cadeva il 19 luglio, durante la quale tra i riti propiziatori si impiantavano nuovi alberi. Negli Stati Uniti la prima celebrazione, Arbor Day, nacque in Nebraska come risposta ai disastri naturali causati dai grandi disboscamenti. Era il 1872. L'Europa rilanciò l'esempio negli anni successivi. In Italia la prima festa dell'albero è datata a 1898, su iniziativa del ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli. Da allora l'aspetto pedagogico è rimasto prevalente. Gli alberi riducono il deflusso dell'acqua interrompendo la pioggia, assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno. In un anno un acro di bosco ne fornisce a sufficienza per 18 persone. Piantumati in maniera opportuna, gli alberi riducono il consumo energetico di una famiglia fino al 20%. In Italia le foreste coprono circa il 37% della superficie del territorio, ma vengono gestite in maniera attiva solo in minima parte.